A fine estate del 49, il Trauerhof a Rosenheim attirò l'attenzione dell'opinione pubblica. Ogni giorno si affollavano fino a 30.000 persone da Bruno Gröning. Sui giornali correvano le notizie, si parlava di guarigioni sensazionali e l'assalto dei malati divenne sempre più grande. Bruno Gröning è nato a Danzica il 30 maggio 1906. Già durante la sua infanzia e gioventù accadevano insolite guarigioni. Negli anni 30 erano già disponibili le prime relazioni dei testimoni dell'epoca, di guarigioni da cancro, difterite, cecità e paralisi. Bruno Gröning divenne popolare nella primavera del 49 grazie alla guarigione di un bambino di 9 anni di Hereford malato di distrofia muscolare. I genitori resero pubblica la guarigione. Presto centinaia di malati accorsero nella cittadina della Vestfalia. Sui giornali correvano le notizie. Si parlava di altre guarigioni sensazionali e l'assalto dei malati aumentò. Nessuno parlava con gli altri, tutto era muto e silenzioso. Nessuno diceva una parola. Quando lui si affacciò al balcone e disse: «Alzatevi, voi paralizzati, potete camminare!» E loro si sono alzati. Quando si è visto che le persone si sono alzate, quando Gröning aveva parlato, soltanto era presente. E dopo che ha detto: «Adesso alzatevi», e le persone si sono alzate, una tale persona non si può più ritenere un ciarlatano. Come se fosse una corrente, un formicolio che scorreva in tutto il corpo, dai piedi fino alla testa. È durato un attimo, fino alla testa, poi scomparso. Sparito, qualcosa di strano. Mi sentii del tutto leggera e libera. Quando sono tornato sano a casa dalla guerra, non mi sono sentito così fresco come ora. Non avremmo mai pensato che questo fosse possibile. Nell'estate del 1949 anche la scienza affrontò il fenomeno Gröning. In collaborazione con la clinica universitaria di Heidelberg venne esaminato il metodo di guarigione di Gröning. Anche qui vennero constatate guarigioni. Si parlava di risultati considerevoli, a volte persino sensazionali. Il più impressionante fu probabilmente il caso Strobel. Per anni ha sofferto della malattia di Bechterew, con totale irrigidimento della colonna vertebrale e forti dolori. In poco tempo lui era completamente libero dai dolori e poteva nuovamente muoversi. Agli scienziati fu evidente che Bruno Gröning non era un ciarlatano, né un ipnotizzatore e nemmeno un dottore dei miracoli, ma uno psicoterapeuta di talento senza titolo. Nella tarda estate del 49, il Trauerhof di Rosenheim attirò l'attenzione dell'opinione pubblica. Qui ogni giorno fino a 30.000 persone accorrevano da Bruno Gröning e speravano di ricevere aiuto e guarigione. Io avevo una mano paralizzata, non potevo più portarmi il cucchiaio alla bocca. Nonostante questa mano fosse stata curata, facendo tutto ciò che era possibile, era rimasta paralizzata. Bruno Gröning parlava ai malati, non li trattava, ma li esortava a non pensare alla loro malattia e piuttosto ad ascoltare il proprio corpo. Mi guardò soltanto e gli mostrai la mia mano. E poi, io non so, c'era un tavolo o qualcosa. In ogni caso, avevo la mano in questo modo. Ad un certo punto ho sentito un forte calore nelle dita, per un po'. E in un attimo la paralisi è svanita. Tutto avvenne nel giro di una mezz'ora. Quando arrivammo vicino al Trauerhof, all'improvviso, Osanna, 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 ancora oggi ce l'ho nelle orecchie. È stato emozionante. E cosa era successo? C'era una signora anziana, era la nonna che aveva portato lì suo nipote. Era paralizzato e lei lo aveva portato a spasso in carrozzella. Improvvisamente lui si alzò e camminò. Ho visto persone sulla sedia a rotelle
ed erano così tanti. Non so più quanti fossero. In effetti hanno seguito l'invito di Gröning, alzandosi sulle sedie a rotelle e spingendole da sole. Questo è ciò che ho visto. Ma non c'erano solo sostenitori di Bruno Gröning. Già a Hereford era stato accusato di guarire e di violare la legge sui naturopati. Nel 1951 fu persino accusato per lo stesso motivo, ma l'anno seguente fu assolto. Non c'era bisogno di bandirlo, non c'era motivo. E lo stesso primo ministro Eckhard disse: si deve lasciarlo operare. Naturalmente lo si doveva regolamentare, ma la legge non era adeguata. E io, che non sono un giudice, non lo posso giudicare. Io non mi sono mai scandalizzato di ciò. Nel 1955 il pubblico ministero di Monaco emise nuovamente un'accusa. In modo laborioso, attraverso sentenze, il processo è andato avanti per diversi anni. Solo quando Gröning morì nel gennaio del 59 a Parigi, il processo fu interrotto. Un verdetto finale non fu mai pronunciato. Gröning ha ripetutamente sottolineato che non era lui che guariva, ma Dio. Dio è il più grande medico. Non esiste l'inguaribile, sono messaggi fondamentali del suo insegnamento. Lui si considerava così. Voglio essere per le persone solo un cartello indicatore che mostra la strada giusta, la strada verso Dio. Voglio riportare le persone alla fede. Non chiedo alle persone né la religione né la nazionalità. Una persona è una persona. Qui non c'è nessuna distinzione. Per favore, non dite mai che sono io che vi ho guarito. No, io sono solo un tramite, niente di più. Un minuscolo trasformatore. Chi è stato aiutato, ringrazi soltanto il Signore Dio. Io non sono niente. Il nostro Signore Dio è tutto.